Buongiorno, sono Annibale Fracasso di Torre Paduli e sono il segretario generale della Camera di Commercio Italiana per la Francia di Lione. Come potete benissimo immaginare, i rapporti che esistono tra l'Italia e Francia sono estremamente importanti. La Francia è il secondo paese, il secondo partner soprattutto commerciale dell'Italia, subito dopo la Germania, e naturalmente anche per la Francia l'Italia è un paese molto importante, perché anche in questo caso c'è reciprocità e quindi è l'Italia è il secondo partner commerciale della Francia. Fatto salvo questi aspetti che sono di carattere analitico, c'è comunque da segnalare una grande importanza dell'immagine dell'Italia in Francia, così come è un po' tutto anche in tutto il resto del mondo, ma in Francia in particolare, dove appunto la popolazione francese e comunque le istituzioni che sono in alcune regioni confinanti con l'Italia hanno una vera e propria propositività nei confronti del nostro paese. Questo si vede già da subito, non solo in ambito industriale, dove la gran parte dei partner sono comunque italiani, ma in maniera particolare nell'ambito enogastronomico e soprattutto anche agroalimentare. L'Italia è il principale e soprattutto il più genuino, direi, partner per quanto riguarda i francesi, e quindi vado in un ambito più familiare, perché i francesi adorano tutto quello che è la gastronomia italiana, malgrado, come voi sapete perfettamente, la Francia viene un po' considerata il paese con la migliore tradizione gastronomica. Non c'è soltanto comunque questo tipo di approccio, c'è un approccio anche che ormai è diventato talmente concreto in ambito anche alimentare all'interno delle stesse famiglie francesi, che considerano comunque nel loro aspetto della cucina familiare piatti che sono tipicamente italiani, cominciare dalla pasta, passando poi al riso, alle verdure, ai minestroni e finendo alla pizza, o meglio mi fa piacere moltissimo dare l'informazione che il terzo dessert più apprezzato dai francesi è l'italianissimo tiramisù. Quindi, come potete immaginare, il rapporto tra Italia e Francia è molto organico, ma soprattutto è molto, direi, continuo e anche importante. Lo abbiamo visto anche in questi ultimi tempi per quanto riguarda gli scambi anche tra gli aspetti politici, la collaborazione in questo difficilissimo periodo anche sanitario, per cui comunque c'è una volontà e c'è un rapporto che va ben oltre gli aspetti meramente di due paesi che vivono all'interno dell'Unione Europea e che da sempre collaborano su varie tematiche, e in futuro collaboreranno sempre più anche da un punto di vista sia sociale che comunque di carattere amichevole.